Qua che il nostro compagno accanto a lui, mi resi conto immediatamente della gravità della ferita, perché l'aveva colpito, il proiettile l'aveva colpito in fronte. Quello che ricordo assolutamente è che ci fummo caricati dalla polizia, riuscimmo a fermarli e urlandoli gridammo di chiamare immediatamente ai poliziotti: chiamate un'ambulanza, fate venire qualcuno. E mi ricorderò sempre una risposta di uno di loro: non abbiamo la radio, non possiamo fare nulla. Walter morì pochi minuti dopo, me ne resi conto e se ne resero conto anche i poliziotti. Alcuni miei compagni hanno visto chi ha sparato, era un gruppetto di 4-5 fascisti. Due persone si staccarono da questo gruppetto, fecero 2-3 metri sulla strada, sull'asfalto, uno dei due prese la mira e sparò. Chi li ha visti nel momento dello sparo li descrisse come uno mingherlino secco e alto e un altro un po' più tozzo e un po' più basso. Queste due persone sono state identificate, uno era Alessandro Di Brandi e un altro Cristiano Fioravanti. Io e Alessandro eravamo armati e niente, è successo, ma penso che nessuno se ne sia accorto fin quando non è... perché la distanza era molto alla distanza tra noi i compagni. Alessandro ha sparato qualche colpo, la mia si è inceppò subito, era una pistola che mi aveva dato Sparti, se non sbaglio una 7,65, però fece cilecca. Quello che sparò era quello più tozzo, era quello più tarchiato, e quello più tarchiato corrisponde a Cristiano Fioravanti. Noi siamo andati via subito, c'è stato lo scontro, abbiamo preso, siamo andati via e poi dal telegiornale abbiamo saputo che era morto Walter Rossi. E l'abbiamo accettato come un incidente di percorso, neanche un incidente, che probabilmente è stato anche voluto, probabilmente non è stato voluto il morto. Però è stato cercato, quindi probabilmente l'abbiamo accettato, ci siamo passati sopra e siamo andati avanti. L'omicidio di Walter Rossi è il segnale che anche l'estrema destra sta cambiando. I giovani ormai hanno ben poco da spartire con i nostalgici di Salò o con i fascisti in doppio petto. Per alcuni versi, anzi, sono più vicini ai loro coetanei di estrema sinistra, di cui condividono la stessa carica eversiva, subendo come loro il fascino perverso della violenza. Cioè percepivano anche loro, come la percepivamo noi, il fatto che bene o male era una situazione che ormai andava avanti da sola, che non si sarebbe vinto, perché il potere non era il maresciallo piuttosto che il postino, piuttosto che l'insegnante, ma era qualcosa di macroscopico che andava al di là dei confini nazionali, che andava al di là della visibilità dell'avversario e che di conseguenza non si sarebbe vinto. Il mio compagno di banco era della FGC, i compiti di latino me li passava una ragazza di autonomia operaria, non c'era affatto un problema di odio. La cosa assurda era proprio questa, che in classe si stava assieme, ci si voleva bene, ci si passava i compiti e poi magari alla sera ci si incontrava e c'era la scazzottata. Scazzottata che poi è diventata sprangata, coltellata, pistolettata, raffica. È una cosa che è cresciuta nel tempo, ma l'impianto centrale è rimasto quello. È stato lo spontaneismo armato a trascinare anche il neofascismo verso la galassia del terrorismo sul finire degli anni 70. A scatenarlo fu un triplice omicidio che ebbe un effetto devastante per tutta la destra italiana. L'eccidio di H. Larenzia, avvenuto a Roma il 7 gennaio 1978.
Era il 7 gennaio del 1978, era una giornata fredda, i camerati uscirono da questa sezione e da lì arrivarono delle moto e scesero dei militanti di estrema sinistra e con una Scorpion fecero fuoco. Gli assassini si avvicinarono qui e qui uccisero Bigonzetti, lo finirono proprio qua. L'altro camerata, Ciavatta, tentò di sfuggire alla morte salendo per queste scale, ma la gente intorno, svegliata dal piombo antifascista, rimase chiusa dietro le finestre, forse perché, come si diceva all'epoca, uccidere un fascista non era un reato. Francesco arrivò su queste scale, scese e purtroppo cadde qui di fronte a questa lapide messa anni dopo dai camerati. Per chi sei morto, non importa, ci credevi. È stato inutile? Non importa, ci credevi. Ma la giornata purtroppo non era finita con questi due morti. Immediatamente da ogni angolo di Roma si concentrarono sul piazzale antistante la sezione centinaia di camerati. E si arrivò a questo punto, in questa piazza, dove un capitano dei carabinieri estrasse la sua pistola, la puntò dal terzadomo, gli si inceppò, riposò la sua pistola, prese una pistola da un suo collega, la ripuntò di nuovo dal terzadomo, sparò un colpo e uccise qua, in questo posto, Stefano Recchioni, lasciandolo morto qui. A Calavenzia venne vissuta da tutti quanti come il dato ultimo. Quello che tutti quanti avevano percepito è: siamo solo noi contro tutto il mondo, o meglio, tutto il mondo è contro di noi. Qui se non ci difendiamo da soli praticamente ci sterminano, e ma proprio ci vengono a prendere casa per casa. Per cui bisogna armarsi, bisogna organizzarsi, in qualche maniera bisogna rispondere. Il sangue è ancora lì per terra. Sangue e pezzi di cervello, molto sangue, ma non ancora raggrumato, forse perché faceva freddo. Una scena irreale, sembravano tutti in trance. Si aggiravano per questa piazzetta di fronte alla sezione 50, forse 60 dei nostri ragazzi che se ne stavano con lo sguardo fisso. Guardavano il sangue, si guardavano in faccia e quasi nessuno parlava. Poi ho visto Franco, con il suo passamontagna storico, quello che usava nelle occasioni più importanti, perché era ancora sporco del sangue di Mantacas. Franco ha preso una bandiera italiana che era lì in sezione e ne ha intinto un lembo nel sangue. Intorno a lui c'erano Cristiano e Alessandro e tutti hanno giurato vendetta su questo sangue, ma in silenzio, quasi fosse un rito personale. Poi la bandiera è passata di mano e tutti l'hanno voluta toccare. Nella lunga spirale dell'odio, a Calarenzia provoca l'avvitamento finale. Dopo quell'eccidio, infatti, diventeranno sempre più rari gli scontri di piazza. E il terrorismo, a destra come a sinistra, finirà per risucchiare e fare terra bruciata della violenza politica diffusa. D'ora in poi solo agguati ed imboscate, ad opera di killer senza volto, che agiscono nell'ombra e sempre per uccidere. Io mi sento correo di tutto quello che è stato fatto in quegli anni, nel male come nel bene. Mi sento corrio di tanti risultati, ma mi sento corrio anche del peggio che è successo, anche del sangue. Sono corrio politico, insieme a quella generazione, in solido con quella, anche di quelle cose che... anche di tutto il disastro che c'è stato. Il disastro non solo di quello delle derive delle lotte armate, insomma, del seguito delle lotte armate, ma il disastro che è successo al nostro interno quando abbiamo cominciato a capire che non ce la facevamo, che stavamo perdendo. Il disastro che ha travolto persone vicine a me che si sono messe a sfondarsi di droghe. Mi sento corrio di tutto quello che è successo, ma non ci potevo fare niente, insomma, non potevo fare niente di diverso da quello. Ci trovavamo tutti quanti in una dimensione che era di alterazione totale della realtà, come probabilmente accade in guerra, come probabilmente accade nelle situazioni limite in cui generazioni prima di noi si sono trovate.
una stagione, una fase, un periodo indubbiamente particolarissimo della vita nazionale, che vide impegnato in senso positivo, in senso negativo, non migliaia, neanche decine di migliaia, ma centinaia di migliaia di persone, intere generazioni. Una nazione deve saper assorbire il suo passato, deve saper assorbire la sua storia. C'è stata una grande lacerazione in Italia. Questa lacerazione oggi siamo in grado di ricomporla, siamo in grado di voltare pagina, il che non significa l'oblio, è il contrario dell'oblio, spiegare le ragioni di tante violenze e di tanti lutti, ma insieme i risultati anche positivi di tanti movimenti e di tante lotte. Ecco, questo dovrebbe essere capace di fare una democrazia matura, la capacità cioè di una società di guardare avanti, di perdonarsi gli errori fatti, che però appartengono a tutti. Ucciso a Roma il 9 febbraio del 1983, Paolo Di Nella è stato l'ultimo militante a morire di politica. La vittima numero 69, di un elenco che non comprende peraltro i caduti per danni collaterali. I tanti genitori morti cioè di dolore per non aver sopportato la perdita di un figlio, oppure i militanti che sopravvissero nell'immediato ad un'aggressione fisica, ma finirono lo stesso per morirne. In ogni caso, il bilancio è pesante e non può che lasciare sgomenti. Oggi la violenza politica fortunatamente è pressoché finita. L'avversario politico è tornato ad essere l'avversario e non più il nemico da colpire. C'è stata una metabolizzazione di questo concetto nell'enorme maggioranza dei giovani che vivono l'attività politica oggi. Certo, è difficile sulla violenza politica degli anni 70 avere una memoria condivisa delle due parti che l'hanno vissuta e che ne sono state vittime. Si può cercare però di avvicinarsi ad una storia condivisa, ad un riconoscimento delle ragioni dell'altro, e forse tutti dovremmo, con una certa amarezza ma con un occhio distante ormai freddo, pensare che anche quei tragici momenti sono stati un punto di passaggio doloroso verso quella convivenza civile che per fortuna oggi tutti viviamo, e in questo senso dovremmo ricordare quei giovani caduti in quegli anni che hanno avuto la sfortuna di vivere in un momento in cui per tante ragioni il rispetto dell'altro mancava.